Bella a tutti ragazzi, io sono Gabbo e siamo qui sul quarto episodio di Thief. Allora, eravamo rimasti e dovevamo rubare la collana. No, aspetta, no, era una maschera, scusate, era una maschera. Ecco, infatti, maschera. Mi frutterà bene. Mi è addirittura un falso, beh, ottimo. Vabbè, comunque. Una finestra di sopra mi farà superare i cancelli. Ah, è vero che qua è dove c'è quel tizio che russa. Ah, ecco. Ecco dove era il tizio che russava, che non capivo chi era che russava. Ah, ma ora è nascosto. Spegniamo, sembra che si sveglia. Eccolo dove era. Mannaggia lui. Dov'è che si va? Aspetta, c'erano le scale di qua, è vero. Di qua. Chiudiamo la porta, sembra che si sveglia. E saliamo al piano di sopra. Allora. Vediamo. Mamma mia, quante guardie ci sono. Mamma mia. Poi perché così tante guardie? Siamo entrati in una gioielleria. Vabbè, sì, siamo entrati in una gioielleria. Comunque. Però ci sono sempre tante guardie. Tu intanto dormi, stai tranquillo, non sta accadendo niente di male. Sta succedendo proprio niente. C'è solo un ladro, ma tranquillo. Il tuo compito è dormire. Ho sentito una donna. Ma porca. No, non venire di qua. Non venire di qua. Ok, si è seduta. Si è seduta. Io per sicurezza. Mazza che pezzo. Arrivo tra Lizzo. Sa mai. Che mi vede. Che dalla guardia non ci voglio proprio passare. Perché se si sveglia. Ho già capito che muoio. Ecco, già uccidere l'altro è stata una fatica. Oh, finalmente siamo fuori. Bene. Un'altra, vabbè, usciamo dalla gioielleria. Dobbiamo già entrare in un'altra. In un altro edificio. Dai, sciocco questa finestra. Muoviti. Ok. Ora dove siamo di bello? In una casa qualunque. Ah, ok, noi entriamo in casa per poi uscire. Mannaggia a te. Fatti una vita. Mi fico dietro quell'ombra. No, meglio di no. Vai, bello illuminato. Perché quello mi stava guardando. No, non mi guardare. C'è un signore là sopra. Vai, ascoltate il signore. Ditemi che non mi vedete, ditemi che non mi vedete, ok. Tra poco sorpassavo lui, tra poco. Neutralizziamolo perché mi sta un po' sulle palle. E ora possiamo andare dove cavolo ci pare. Andiamo sopra che è più sicuro. Di sicuro è più sicuro di sotto. Vai, un po' di parkour. Su, perfetto. Ah, è vero che dovevamo ancora raggiungere la torre dell'orologio. È vero. Me l'ho totalmente scordato. Completato. Quarantena completata, ibrido. Vabbè, robe. E finalmente abbiamo raggiunto la torre dell'orologio. Allora. Una cassa. Ma una cassa. Ah no, una cassa per depositare. Ok. No, noi ci portiamo tutto con noi. Sa mai. Attenzione. Ma sta cercando qualcuno? O guarda così. Attenzione. Pennuti. Uccellini che volano. Sarà meglio che volano. Ok, uno è rimasto lì. Jennifer. Jennifer. Adesso lui riconosce un uccellino. Vabbè. Riesce a riconoscere gli uccellini. Fra tutti quelli riesce a riconoscerli. Cos'è quel robo? Una pietra? È una pietra o un fiammifero? C'è una scatola dei fiammiferi. Non lo so.
Forse non. Cioè, di sicuro non credo che sia un piccolo mattoncino o un pezzo di pietra così perfetto, quindi credo che sia una scatola dei fiammiferi. Credo. Sono market. Tutto che se io dovessi vivere in quel posto, ma che voglia, cioè sempre così cupo, buio. Poi vabbè, oltre al morbo, le guardie, una balla e quell'altra, ma di quel posto in generale. Mamma mia. Ai ai ai. Oggi vi dovrebbe arrivare in questo giorno una nuova serie, una non mia, ma di Racker, e poi una serie con tutte e quattro insieme. Una cosa Quindi passeggera, vedrete. signore. Vi assicuro, non è. Tra 2 giorni manda qualcuno a reclamare le sue proprietà. Ah, beh. Porta anche un carro. Ecco. Beh, molto rassicurante. Dobbiamo. Chi è che mi sta guardando? Ma stai buono lei. Allora, cerchiamo. Lì era una finestra che si poteva entrare, ma non ce ne frega niente. Noi andiamo di qua. Ok, andiamo lì. Dai, non dimmi con un altro caricamento. Limbed. Quello. Un altro caricamento. Va bene. Oltre alla nuova serie di Wrecker, di quella in tutte quante, arriverà anche una serie, un'altra mia, su Call of Duty, che credo che vi possa essere molto utile. Comunque, vada, fatto in fretta, dai. Ufficio di passo. Attenzione, se ne è accorto. Io avrei optato per il vaso di sottaccesi. Garrett. Merda. Sto zitto così vi lascio ascoltare. Ancora non sai usare la porta. Non ti sei più fatto sentire, non hai scritto. Pensavo che tu ed Erin foste morti nell'attacco alla villa. Dove diavolo sei stato? Sì, però calmati, calmati. Non lo so. Non lo so. Bene, lasciamo stare. Farti il terzo grado per sapere dove sei finito per un intero anno. Un anno? Cioè, abbiamo preso. Ma come un Non ho anno? tempo per questo. Abbiamo preso un Specialmente con anno. il vizio Un dei anno. baroni sull'oppio grazie al Cioè, morbo. Per non parlare della tassa nera del vabbè. Non generale so dove eravamo cacciatore che finiti in un spremevi. anno. Noi imprenditori. Se hai un lavoro per me, basta dirlo. Credi di esserne capace? Sono capace in tutto, Bene, tranquillo. ora ti dico cosa. Ho bisogno che tu recuperi un anello. Ti sposi? Non sia mai. Ah, dannato uccellaccio! Con te non ci farò un cappello! Ma no, ma poverino. E come fa il braccio senza la mente? Sto esaurendo le dita. Il lavoro, Sì, basso. giusto. Appartiene a un certo Cornelius Greaves, uno di quei tipi tutto schizzinoso che non ha una macchia sugli stivali. Ah! Ecco qui. Mica grande quanto una casa era quel coso, quel giornale. Ah, Sono un ladro, non far fare rotonde. È morto da poco. E so che indossa ancora l'anello. Non sembra così complicato. Ah, complicato. Lo troveremo prima che lo prendano gli spalamorti. Si dice che i cadaveri siano portati alla vecchia fonderia vicino a Cinderfall, che per qualche ragione pullula di guardie. Ora, la via migliore è la vecchia cappella. Non combinare guai, Garrett. Qualcuno ha un conto in sospeso qui. Non si può tassare l'invisibile. Sì, ma ora vai. E usa la Mamma mia. porta. Ce la fai? Sì, no, mi dispiace, noi non apriamo nessuna porta. Sai. Va bene, questo video è passato Bene. tutto ad ascoltare. Comunque, per questo video è tutto, ci Hai vediamo al rotto il prossimo video. metalato. Bella!